Signore e signori, buonasera e benvenuti alla 25esima puntata di Assist, programma ufficiale delle Spezia Viareggio, che potete guardare e vedere quando meglio credete collegandovi al nuovo sito della società bianconera www.espeliaviareggio.it. La scorsa settimana i nostri ospiti erano il difensore dei bianconeri Luca Crescenzi, poi Simone Pierotti di Versia Today e Sergio Jacopetti della Nazione. In questa puntata parleremo della pesante sconfitta dei bianconeri domenica scorsa a Barletta, poi sarà il momento delle nostre rubriche e in conclusione cominceremo ad analizzare e a parlare dell'ultima partita di campionato, quella di domenica prossima ai Pini contro il Frosinone. Come ormai saprete, in questa stagione il presidente Stefano Dinelli, l'esperto di Giotutta e la World SRL esclusivista pubblicità e marketing del sodalizio bianconero hanno creato una radio e una TV web di cui fa parte anche questa trasmissione insieme a tante altre iniziative. Un ultimo grazie, come da tradizione, al signor Carri e al suo hotel Eden Viale Mani 27 a Viareggio, che ci ospitano in questa graziosa saletta dove viene trasmessa tutte le settimane Assist. È il momento di presentare gli ospiti della serata. Difensore, arrivato dal Chievo, protagonista di una buona stagione in casacca bianconera, Luca Thomas. Buonasera. Poi, giornalista sportivo, scrive per la Nazione, legatissimo alla sua città e anche al Carnevale, un po' tutto quello che riguarda Viareggio, Sergio Jacopetti. Ciao, buonasera a tutti. Ci fermiamo solo un attimo e torniamo subito con voi. Clicca domusbet.it, il nuovo portale delle scommesse online, per giocare ovunque. Attiva subito la Domus Card con 10 euro di ricarica, 10 euro in omaggio. Domusbet.it, giocare facile come un click. Gioca responsabilmente, il gioco è vietato ai minori di 18 anni. Siamo tornati in studio e partiamo dai risultati della 29esima giornata e la classifica. Catanzaro Avellino 0-1, Pisa Benevento 2-0, Nocerina Carrarese 3-0, Andria Gubbio 1-2, Perugia Prato 3-0, Frosinone Sorrento 2-4, Latina Paganese 4-0 e Barletta Viareggio 4-0. In vantaggio i pugliesi al 14esimo con Dall'Oglio, poi raddoppio di Dezi al 39esimo, poi il tris di Lamantia all'84esimo e Barletta cala il poker al 90esimo con Carretta. La classifica: Avellino 60 punti, Perugia 55, Nocerina 53, Latina 52, Pisa 49, Benevento 42, Frosinone 40, Paganese e Gubbio 39, Catanzaro 36, Prato ed Espelle Viareggio 33, Andria 29, Barletta 26, Carrarese e Sorrento 20. Perugia, Latina e Frosinone un punto di penalizzazione, Andria 2 punti di penalizzazione. Prima di vedere la sintesi di Barletta e Espelle Viareggio vorrei coinvolgere subito Sergio per un'analisi sui risultati di questa 21esima giornata e la nuova classifica che si è formata. Ma allora, l'ultima giornata intanto ha sancito la promozione aritmetica dell'Avellino in Serie B, c'era da aspettarsi perché Catanzaro praticamente non aveva più nulla da chiedere al campionato e puntualmente è arrivata la vittoria dei lupi irpini. Le posizioni per i playoff si sono cristallizzate definitivamente, il Perugia ha 2 punti di vantaggio sulla Nocerina, quindi difficilmente la squadra campana riuscirà a togliere il secondo posto, c'è bagarre invece semmai per il terzo e il quarto proprio fra la Nocerina e il Latina. E poi in fondo, purtroppo, riguarda noi direttamente. La scorsa settimana eravamo qui abbastanza sollevati, diciamo così, e anche perché il Viareggio aveva tra virgolette un match point in mano, perché uscendo con un risultato positivo della Barletta c'era da aspettarsi la sconfitta del Prato a Perugia e quindi saremmo arrivati all'ultima partita con la possibilità di vincere e di salvarci. Questo non è successo, ora analizzeremo anche i motivi e quindi rischiamo effettivamente di giocarci lo spareggio salvezza contro la Carrarese oppure il Sorrento, mentre è chiaro che ci sarà nell'altro spareggio il derby pugliese fra Andrea e Barletta, in cui perlomeno io personalmente, anche alla luce dei problemi societari, vedo favorito Barletta. Sicuramente, poi negli ultimi tempi Barletta veramente è salito tanto con i risultati. Grazie a Sergio, mandiamo in onda la sintesi di Barletta e Spezia Viareggio, come abbiamo detto una pesantissima sconfitta per i bianconeri che poi hanno perso anche Maltese e Sandrini che sono stati espulsi, quindi non solo mancheranno contro il Frosinone ma anche nell'eventuale andata dei play-out.
Cash Farley. Tornati in studio, abbiamo visto la sintesi di Barletta e Speria Viareggio. Luca, proprio sbagliata partita, perché loro hanno proprio dominato la partita. Poi insomma tempo abbiamo avuto la possibilità di riaprirla con quarto d'ora giocato anche bene, poi il rigore Giovinco purtroppo è stato parato e lì è finita la partita. Sì, sì, è come hai detto a te. E poi abbiamo lavorato bene tutta la settimana prima della partita, eravamo carichi tutti per la vittoria, però quando siamo entrati nel campo non so cosa è successo. Loro hanno dominato. E voi non riuscivate proprio a... Sì, sì, ma subito 1-0, poi 2-0. Secondo tempo abbiamo cominciato a giocare, però dopo quel rigore sbagliato di Giovinco eravamo... Però siamo rimasti anche in nove, sì, quindi dopo è andata... Sì. Sono te, Luca, se Giovinco se faceva il gol 1 poteva cambiare comunque. Se faceva il gol secondo me sì, si poteva anche pareggiare, anche vincere secondo me. Era così. Ma non so cosa è successo. Brutto. Sì, Sergio, davvero un brutto Viareggio. Sì, decisamente sì, anche ora io non ero presente lì a Barletta, comunque sia ho letto, ho sentito anche le dichiarazioni dello stesso mister Cuovi, addirittura anche del presidente Dinelli, che mi è sembrato veramente scarico e deluso, diciamo, ecco, il termine giusto è deluso, di fronte alla prestazione che ha lasciato basiti i ragazzi stessi, perché anche Luca ha detto adesso che durante la settimana si erano preparati bene, quindi è difficile spiegare una prestazione del genere, e che ha lasciato basiti anche i tifosi, perché, ripeto, noi la settimana scorsa eravamo qui, eravamo euforici, contenti, sicuri che il Viareggio alla fine, anche in mezzo a tante difficoltà, sarebbe riuscito a strappare un risultato positivo e quindi poi la possibilità di battere Frosinone a salvarsi direttamente. Invece è passata la settimana e ora abbiamo lo stato d'animo completamente opposto, perché sappiamo benissimo che purtroppo anche battere i laziali potrebbe non bastare. E la sensazione è ritornata a quella che avevamo prima della finale di Latina, cioè di una squadra che è scarica mentalmente a questo punto, perché a Barletta la squadra si è sciolta quasi subito e non è stata in grado di reggere il colpo di fronte a una squadra già condannata a play-out, che però ha messo in campo delle motivazioni maggiori rispetto alle nostre. Quindi, ripeto, cioè ancora non riusciamo a capire il motivo per cui la squadra non si è espressa con la grinta e con la voglia necessaria per ottenere un risultato che era la portata. Sicuramente. Luca, poi anche molto nervosismo, perché poi anche in 30 secondi due espulsi, e anche questo vuol dire che siamo andati fuori di testa, perché... Sì, come hai detto te, sicuro. Sono andati fuori dalla testa, prima Maltese, poi Sandrini. Eravamo 2-0, erano un po' nervosi sicuro, così. Che se erano nervosi magari per il risultato che era negativo. Sì, sicuro. Non siamo riusciti a giocare. Infatti anche questa cosa qua, sul 2-0, partita finita, farsi buttare fuori così e perdere anche forse l'andata dei playout, se speriamo di no, però insomma, pesante. È il classico caso in cui si dice oltre al danno la beffa, no? Perché ora Sandrini e Maltese mancheranno non solo per la partita di domenica, ma noi tutti ci auguriamo di no, che non sia necessaria
un'altra partita, ma mancheranno anche per l'andata, che giocheremo in trasferta o a Carrara o a Sorrento. Quindi soprattutto a Carrara l'ambiente potrebbe essere abbastanza caldo e quindi ci sarebbe stato bisogno, a maggior ragione, di un ragazzo che ha temperamento come Sandrini e poi di quello che comunque sia è il costruttore del gioco del Viareggio, che è Dario Mattesi, perché Lorenzo Fiale in quella posizione lì è in grado di fare una prestazione degna, ma chiaramente non ha le giocate, il guizzo, il dribbling che ha Dario, che è capace di verticalizzare maggiormente il gioco. Quindi sarà un'assenza importante anche quella di cui bisognerà fare conto. Il mister troverà il modo, insomma, per presentare un campo, un Viareggio che abbia soprattutto voglia. E già domenica bisogna far capire al Frosinone che non c'è partita e cominciare subito, cercare di segnare il prima possibile, e poi staremo tutti con la radiolina o col computer lì sotto e sperare che a Prato succeda un mezzo miracolo, perché in fin dei conti l'Andria non, sì, non credo che abbia grosse possibilità di strappare un risultato positivo a Prato, però già se strappasse un pareggio, se si vince, ragazzi, sarebbe fenomenale. Come diceva Sergio, è importante ripartire subito con un risultato positivo, anche per dimostrare comunque che ci siete come col Perugia. Sei sicuro che andiamo a dare il nostro massimo, sicuro. Cercheremo di vincerla e poi il calcio non si sa mai, aspettiamo il risultato di Prato, poi si vedrà. Saremo tutto il giorno lì con le radioline, con il computer, Sergio, sarà una domenica. Sì, sì, sicuramente i tifosi più attempati, soprattutto quelli che stanno nella tribuna lato Torre del Lago, nel famoso ultimo gradone dove c'è il tifo più caldo, sì, diciamo così, e se ne staranno con la radiolina. Noi ci avremo il computer sul sito diretta gol, come si chiama, che aggiorna immediatamente. Nell'attesa, ma ripeto, l'importante è sbloccare la partita noi il prima possibile e poi dopo aspettare delle belle notizie anche di Prato. Io, il Viareggio, bene o male, è una squadra che ha dimostrato in questa stagione di essere un po' Dottor Jekyll e Mr. Hyde, perché in casa ha un rendimento penso da terzo o quarto posto, perché 7 vittorie, 6 pareggi, una sulla sconfitta, fra l'altro contro la squadra che forse in assoluto è la più forte del campionato, sì, perché la Nocerina è fortissima. E il problema è della trasferta, perché questo è un riscontro che possono fare tutti, sicuramente i ragazzi lo sa anche Luca, il Viareggio è la squadra, ma io penso nei campionati professionistici, che ha fatto meno punti in trasferta. Sì, 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 infatti... Forse c'è Milazzo in Lega Pro 2 che ha fatto di meno, ma noi bene o male, una vittoria, 3 pareggi, poi tutte le altre sono sconfitte, sì, 7 consecutivamente. Nel giorno di ritorno abbiamo pareggiato a Pagani, sì, alla prima giornata, sì, poi le abbiamo perse tutte. Sì, ritorno sì. Cioè, quindi con un ruolino di marcia esterno... Perché la vittoria e le altre due pareggi sono di giorno d'andata. Sono di giorno d'andata, cioè così deludente, è chiaro che... Anche solo per riuscire a centrare il play-out dovevi fare cioè dovevi avere un rullino di marcia interno da squadra da play-off, come abbiamo fatto. Quindi contro Frosinone bisogna di nuovo far rispettare il fattore campo, e poi se dovesse succedere, speriamo di no, di andare al play-out, di ritornare a un risultato positivo anche in trasferta, nella prima gara. Visto e considerato che poi ci basteranno 2 pareggi, però... Come sappiamo, quando si scende in campo per il pareggio, come forse magari inconsciamente possiamo aver fatto a Barletta, è la volta che diventa. È vero. Ci fermiamo soltanto un attimo e torniamo subito con voi.
Siamo tornati in studio ed è il momento della nostra prima rubrica che ci permette di conoscere meglio il tesserato dei bianconeri, il nostro ospite. 10 domande, 10 risposte, la rubrica prende il titolo dal giocatore in studio con noi. Quindi tutto Tomas, va bene anche la pronuncia? Vai. Allora, Luca Tomas, quando e dove nasce? Nasce il 31 gennaio 1992 a Spalat, grazie. Luca, quando inizi a giocare a pallone? Ho iniziato a giocare quando avevo 6 anni e mezzo, in un piccolino club vicino a casa mia. Ho fatto quasi 9 anni, poi sono andato nel Spalat. Dove sei andato a Spalat? Sì, dove ho fatto 4 anni, e poi sono andato in Italia. La tua esperienza quando sei arrivato in Italia, quell'anno a Chievo, a Verona? Sì, è stata una bella, bella esperienza, ho imparato tante cose, ho imparato un po' a parlare italiano, ho imparato tante cose in difesa perché sono un difensore, ho imparato come devo muovere, tutte cose che non sapevo prima. Perché insegnano... Sì, il calcio è diverso. È diverso proprio il calcio dall'Italia alla Croazia. I tuoi idoli, calcisticamente parlando, chi sono? I miei idoli. Prima a giocare, giocavo, quando ero piccolo giocavo come attaccante, il mio idolo è sempre stato Van Nistelrooy. E poi adesso, quando sono diventato difensore, non ho un idolo, però sempre guardo quello Dario Serna, giocatore croato. Sì, capitano. Ti piace lui. La gioia, la soddisfazione delle convocazioni con l'Under 20 della Croazia. Ne avevamo già parlato, sì. Però che emozioni fu quando ti chiamavano? Sono arrivato l'anno scorso, quando ero a Verona. È stata una bella esperienza, bellissima. Ho fatto 3 partite. È devastante. Sì, poi indossare la maglia della nazionale è una cosa... Sì, è proprio il sogno, bellissimo. Sì. Bellissimo. Per quale squadra fai il tifo? Manchester United. Manchester United. A tavola, qual è il piatto che preferisci, quello che ti fa proprio impazzire? La grigliata di mio padre. La grigliata del tuo padre. Sì, questo. Il tuo sogno in generale, sia a livello calcistico che a livello di vita, qual è il sogno di Luca Tomas? Il mio sogno è arrivare a giocare in Serie A un giorno. E vestire anche maglia di nazionale. Quella maggiore, però sì. Non fila del vento, proprio la maggiore. Sì. Il tuo sogno. Luca, i tuoi hobby e i tuoi divertimenti quando non giochi, ormai è il tuo lavoro, il calcio, quindi è anche poco tempo libero, ma insomma quando hai tempo libero che fai? Gioco con amici, 4 volte PlayStation e poi sono sempre a Skype, sto parlando con mio fratello, mia famiglia, così. C'è la fidanzata? Diciamo che sì. Sì? Sì. Vai. Poi dopo Verona arriva Viareggio, quest'anno 11 presenze, come dicevamo anche in precedenza, però un'esperienza che sarà importante solamente per crescere, perché è la prima proprio nel mondo dei grandi, Luca. Sì, come hai detto tu, è stato importante per me, perché è la prima volta che gioco con grandi, ho imparato tante cose a livello calcistico, anche a livello umano. È stata una ottima stagione per me. Importante. Positivo. Grazie Luca. Sergio, come una tradizione, una domanda a te, a Luca. Ora, riprendo una risposta che hai dato prima, ti ho detto che il tuo sogno è quello di giocare in Serie A. Preferiresti giocare in Serie A oppure in Premier League, magari a Manchester United? Il primo sogno è arrivare in Serie A. E dopo, il mio sogno è di giocare in Manchester United, perché il mio club che preferisco da quando ero piccolo. Da sempre. Sì. E poi un'altra, se è possibile, cosa pensano i tuoi familiari di questa tua esperienza qui a Viareggio? Se gli parli mai della città? Sì, sono sempre con me, tutta la famiglia. Sono arrivato anche una volta qua, hanno visto tutto. Ah. Prima quando dicevo io non credevano, perché Serie C in Croazia non è come qua. Lì non si gioca a calcio in Serie C. Hanno visto tutto, occhi suoi. Grazie a tutti e due. È il momento della firma della seconda maglia del Spele Viareggio, quella che Viareggio usa in trasferta anche per veicolare
la manifestazione più importante della città di Bullamacco. Luca, dove vuoi te? Dove ti pare? Grazie. Ci fermiamo soltanto un attimo e torniamo subito con voi. Lasciati ispirare da Caffè Zero. Una rinfrescante scossa di cremoso caffè con microcristalli di ghiaccio. E da oggi scopri i nuovi Mocha Nat e Coco Shock. Caffè Zero, tutto inizia da zero. Nei bar serviti Algida. Un'altra novità di questa stagione, come ormai saprete, è le interviste. Sono interviste che realizziamo il martedì e il giovedì con i giocatori bianconeri per seguire tutta la settimana lavorativa delle Zero. Questa settimana le interviste le abbiamo realizzate di mercoledì e non di martedì, e erano comunque interviste importanti perché è la settimana che ci prepara alla partita con il Frosinone. Insieme a noi il capitano dei bianconeri, Lorenzo Fiale. Lorenzo, facciamo un passo indietro. Domenica scorsa siamo andati a Barletta, avevamo bisogno dei tre punti, purtroppo non siamo mai entrati veramente in partita, poi abbiamo avuto anche la sfortuna di sbagliare un rigore, due espulsioni, e adesso è tutto più difficile. Eh beh, è normale, ci siamo dati la zappa sui piedi, direi, domenica, perché insomma è una partita così fondamentale per noi, per il nostro cammino, per la nostra salvezza. L'abbiamo davvero sbagliata in tutti i sensi e insomma, io ho tre giorni che ci penso, ancora non riesco a capire il motivo. E purtroppo è andata così, però abbiamo ancora la possibilità domenica, perché nel calcio non si sa mai. E noi dobbiamo fare il nostro dovere, vincere questa partita e poi vedere un pochettino cosa succederà a Prato. Infatti domenica avete la possibilità di rifarvi subito, arriva il Frosinone, l'ultima giornata in campionato, ci vogliono i tre punti e poi, come hai detto te, attendiamo quello che succede a Prato. Sì, ripeto, il calcio non si sa mai. Tre anni fa noi eravamo già salvi, qui c'era festa grande, poi dopo siamo andati a fare i play-out, ce lo ricordiamo tutti col Benevento. Quindi ripeto, noi dobbiamo fare il nostro dovere, concentrati, cercare di vincere la partita. Dopo con le radioline staremo attaccati appunto alle radioline e vedere un pochettino cosa succede dall'altra parte. Poi con la speranza, Lorenzo, che settimana magari all'Andria un punto glielo levino, visto che devono levargli un punto, e a quel punto dopo l'Andria deve andare per forza a Prato a fare il risultato. Eh sì, a questo punto abbiamo anche questa speranza qui, appunto perché, come hai detto te, se dovessero levare un punto all'Andria, l'Andria dopo si troverebbe a giocarsela veramente la partita proprio a livello di classifica. Speriamo anche questa cosa qui. Grazie Lorenzo. Prego. Siamo noi il portiere dei bianconeri, Jacopo Furlan. Jacopo, domenica scorsa facevamo un passo indietro, siamo andati a Barletta, volevamo i tre punti, purtroppo non siamo mai entrati in partita, poi anche la sfortuna di un rigore sbagliato che poteva riaprire la partita, due espulsioni e adesso è tutto più complicato. Eh sì, non abbiamo alibi per domenica, siamo entrati in campo molli, sembra quasi un paradosso, ma demotivati, e quindi almeno io personalmente non sono ancora riuscito a darmi una spiegazione. Poi essendo in panchina stavo rosicando ancora di più, essendo consapevole di magari non poter dare il mio contributo. Sai, se ruolo secondo certo, portiere è certo. Difficile anche entrare, quindi purtroppo è andata così. Abbiamo fatto non uno ma 10 passi indietro rispetto alla gara col Perugia, che poi ci aveva lanciati insomma verso la salvezza. E poi Jacopo, conoscendovi, eravate carichi, eravate pronti, è successo qualcosa che non doveva succedere, però non che la squadra, come qualcuno ha detto, era molle, la squadra era pronta, però purtroppo poi la partita è girata così. Sì, no, ma in settimana infatti stavamo bene, ci siamo allenati bene, arrivati in campo c'è stato questo calo, forse mentale, non lo so, la sentivamo troppo, non siamo riusciti a capirlo. Jacopo, quindi si riparte, domenica ultima partita in casa col Frosinone, bisogna vincere anche per dimostrare che abbiamo recuperato lo schiaffo di Barletta, e poi bisogna attendere che arrivino buone notizie da Prato, perché come sappiamo negli scontri diretti loro sono in vantaggio. Sì, diciamo che ci auguriamo un po' tutti che sia il Frosinone che magari l'Andria si giochino la loro partita, noi cercheremo insomma di farci valere sul Frosinone sperando di non trovare regali a Prato, quindi purtroppo non dipende più solo da noi.
dovevamo essere bravi domenica, insomma, per far sì che l'ultima giornata dipendesse solo da noi. Purtroppo non è così e aspetteremo anche i risultati da Prato. Che poi, come si diceva prima con Lorenzo Fale e Jacopo, c'è la possibilità che all'Andria magari in settimana gli venga levato un punto, e a quel punto la partita sarebbe sicuramente più vera, quella di Prato. Perché sì, a quel punto l'Andria avrebbe bisogno del punto. Potrebbe anche essere che magari tolgono più di un punto. Sì, sì, non è ancora deciso, sì, comunque. Speriamo che Verdetti arrivino comunque dopo la partita di domenica. Certo, secondo me sarebbe meglio, almeno l'Andria se la giocherebbe. Ma poi vedremo, dai. Noi intanto dobbiamo vincere la nostra. Poi guardiamo. Bocca al lupo, Jacopo. Crepi, grazie. Siamo tornati in studio, abbiamo visto le interviste realizzate mercoledì scorso, adesso è il momento della rubrica Amarcord, la rubrica che ci permette di rivisitare le partite o le stagioni che sono entrate a far parte della storia dei bianconeri. Stasera andiamo a rivedere il Viareggio 2010-2011, quello targato Beppe Scienza. Dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, Tamina, Sangalewa, cause this is Africa. For Africa. Listen to your guide, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line. Vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment. Hesitation. Today's your day, I feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. Anawa, ah, ah. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Abbiamo visto il Viareggio targato da Pescenza 2010-2011, un Viareggio che partì bene, fece un buon giro d'andata, 19 punti, poi
nel mercato di riparazione quello di Genova, il Viareggio mandò via, tra virgolette, Carnesalini, fu costretto a mandare via Carnesalini e Longobardi, un giorno di ritorno con tanti problemi, sembrava in pochi credevano che a quel punto il Viareggio si potesse salvare perché era in discesa libera, poi arrivarono i play-out con Cosenza e il Viareggio giocò due splendide partite e si salvò per il secondo anno. Sì, per il secondo anno consecutivo, agli spalle di salvezza meritammo nettamente di riuscire a superare il Cosenza, mi ricordo l'andata 3-1 tripletta di Bocalon, che era un genere attaccante che non si vedeva molto in campo, però era un ragazzo che sotto porta si faceva valere, non partecipava particolarmente molto alla manovra, al contrario ad esempio di Longobardi, che era un attaccante che a Viareggio qualcuno ha avuto, fra virgolette, il coraggio di criticare. Dico fra virgolette il coraggio di criticare perché era un giocatore che magari sotto porta perdeva lucidità, ma si sfiancava in un ruolo di raccordo fra il centrocampo e l'attacco, che praticamente era lui e Marolda, no? Le due punte. Marolda è un altro genere di attaccante che anche quello, anche lui partecipava poco alla manovra, era un giocatore da lanciare in verticale sempre, in corsa. Mentre Longobardi era uno che faceva più da raccordo e era un giocatore di esperienza, era uno di quelli che se c'era da dare qualche calcio lo dava, e secondo me la sua assenza poi nel giorno di ritorno l'abbiamo sentita, come quella di Sergio che andò via per amor di patria, diciamo così, perché lui non sarebbe mai andato via, perché è vero che poi è ritornato, e però per motivi di bilancio fummo costretti a darli via, vennero, mi ricordo, oltre a Bocalon, vennero altri ragazzi, tra cui Martina, che era un terzino destro, che però... Di Destri, De Paola, ti ricordi? Ecco, diciamo che a parte Bocalon, gli altri non è che lasciarono poi un grandissimo segno a Viareggio. Era forse, se vogliamo, da un punto di vista qualitativo, il Viareggio forse più debole. Dei quattro anni, soprattutto poi... Più debole se si fa il paragone con il Viareggio del primo anno di C1 che chiuse il campionato, perché quella era una squadra che davanti aveva Euseppi, Caturano, Guadalupi, gente che faceva la differenza. La squadra di Scienza invece era più leggerina da questo punto di vista, non solo per motivi anagrafici. Ci salvammo un po' in rincorsa, avevamo anche la fortuna, secondo me, e questo non basta nel calcio, di affrontare una squadra come Cosenza che era già fallito. E quindi questo ci agevolò notevolmente le cose. Era una squadra che mancava onestamente di un po' di furbizia, di sagacia nelle partite che contano, perché io mi ricordo diverse partite, Mister Scienza era un allenatore molto propositivo, diciamo che forse gli mancava il pragmatismo che invece aveva avuto l'anno precedente Rossi, perché Rossi era un allenatore magari meno spettacolare. Però a 20 minuti dalla fine, se c'era da mettere dentro il quinto difensore, lo metteva e il Viareggio sfruttò anche molti pareggi. Mentre la squadra di Scienza era una squadra che magari per tipologia di gioco provava a giocarsela di più, però di contro subimmo, mi ricordo, delle sconfitte diverse, fra cui io mi ricordo una a Terni, che si perdeva 2-0, riuscimmo a pareggiare 2-2 e come accadde spesso in quella stagione lì, negli ultimi minuti perdemmo. Questo ricordo che mi ricordo che era in diretta alla Rai con l'Atletico Roma, pareggiamo e prendiamo gol negli ultimi minuti, e per questo infatti mi ricordo perdemmo proprio diverse partite negli ultimi minuti, perché era una squadra che nonostante tutto voleva giocarsi, anche il Mister Scienza era uno che voleva giocare a calcio, e ecco, magari quello che ogni tanto gli avevamo fatto notare anche a noi è che una squadra come il Viareggio, visto che si doveva salvare, ogni tanto strappare un pareggio, è vero che quando il campionato stabilisce che la vittoria a 3 punti, un pareggio non conta poi tantissimo, però alla fine di punto in punto magari ti salvi direttamente. Alla fine comunque la squadra si salvò, onore a Scienza, onore ai ragazzi, e ripeto, la salvezza fu meritata, anche perché poi il Viareggio, e questa è una cosa a cui bisogna dare atto alla società, si liberò, fra virgolette, di Longobardi e Carnesalini per motivi di bilancio. E quindi grazie a quello finì il campionato senza penalizzazioni, altre squadre che invece ogni anno si ripetono, l'ultimo caso è il Taranto l'anno scorso, spendono e spandono, poi dopo fallì.
poi dopo magari non ottengono la promozione e poi falliscono. Sì, sì, ma anche Benassi, dico, i partiti con Viareggio, due partite pronto subito via. Anche era un anno che Viareggio aveva comunque molto bisogno di guardare il bilancio, giustamente. Com'è. Poi Marodda si fece anche male. Esatto. Mi ricordo perché l'anno precedente era una spalla e l'anno dopo a quell'altra. Bravo, no? Marodda era l'attaccante dalle spalle fragili. È vero. Un Viareggio che concluse il campionato con 31 punti, 6 vittorie, 13 pareggi e 15 sconfitte, 30 gol fatti, 44 subiti. Il campionato fu vinto dalla Nocerina con 72 punti, poi secondo il Benevento, terzo l'Atletico Roma e quarta la Juve Stabia, che poi ai playoff andò in Serie B. Per quanto riguarda le retrocessioni, il Foligno e le Spezia Viareggio, che erano arrivate per ultima per evento, si salvarono tutte e due e andarono giù Cosenza e Ternana, poi Ternana che fu ripescata. Fra le altre cose, se mi permetti, Viareggio si forgiò anche un primato perché il nostro portiere Carlo Pinsoglio era portiere dell'Adventura. Esatto, portiere nazionale dell'Adventura. Io non me lo ricordo poi che sia capitato molto spesso che il portiere dell'Under 21 fosse il portiere di una squadra di Serie C. Esatto. Di solito è una riserva in Serie A o un titolare di Serie B. Infatti poi, se ti ricordi, giocò tante partite Merlano proprio perché il campionato di C non si fermava e Pizzoli andava via con l'Under 21, quindi non poteva difendere la porta del Viareggio. In quella squadra c'erano Benassi, come detto, due presenze, quando via, poi Bertolucci, Bocalon, Brighenti, Calamai, Castiglia, Cardesarini, Cosentini, Cristiani, D'Antoni, De Paola, Donofrio, che poi segnò il gol nel derby con la Lucchese. La famosa vipera. La famosa vipera, Denis Donofrio. Fiale, Gigli, Cras, Longobardi, Luppi, Malacarne, Mancini, Marolda, Martina, Massoni, Merlano, Modica, Pinsoglio, Pizza, Silvestri, Taormina e Visone. L'allenatore Giuseppe Scienza, che poi fra le cose fu l'unico che riuscì a sfruttare Taormina, perché fu l'unico anno che Taormina mise la testa a posto. Giovanni fece il primo anno che praticamente non si vide mai. Esatto. E l'anno con Scienza era praticamente, cioè, quasi l'unico in grado di saltare, di creare, di creare vantaggio numerico, perché aveva un dribbling particolarmente ispirato e quell'anno lì Giovanni fece la differenza. Poi mi ricordo volentieri di un giocatore che era poco appariscente ma che secondo me non fece male a Viareggio, che era Malacarne. Soprattutto nelle ultime partite era un jolly perché era un difensore, ma Scienza fece giocare anche al centrocampo. Con la Cremonese, che ti ricordi poi quell'estate lì venne fuori lo scandalo scommesse e si parlò anche di Malacarne, ti ricordi quell'estate? Ah sì, è vero. Però poi per fortuna Malacarne non fu assolto. Sì, quando poi ci dettero quel punto di penalizzazione. Esatto, che poi ci devono. No? Più che altro era inguaiato un amico, insomma, di Scienza, parlato che però non era tesserato del Viareggio. No, non era un tesserato del Viareggio. Aveva collaborato per vedere qualche partita della sì, Mezzanera. Era un amico di Scienza, un tecnico amico di Scienza. Viareggio fu proprio scagionato perché parlato non era un tesserato. Esatto. E poi, come diceva prima Sergio, i playout con il Cosenza, 3-1 in casa con la tripletta di Bocalon e poi il ritorno si vinse anche a Cosenza con un gol bellissimo al 92esimo di Pizza, che poi fece una corsa pazzesca verso la panchina. Tra l'altro ti dirò che noi eravamo come club, Angelo Francesconi, a seguire la partita alla radio all'Hotel Bella Riviera. Eravamo una quarantina, me lo ricordo sempre, c'era la radiocronaca di Tommaso Bertuccelli che mi ricordo disse: parte Pizza in contropiede da solo davanti al portiere. Noi eravamo lì tutti in piedi al tavolino e poi una volta che disse tiro e poi un secondo di silenzio e poi gol! Mi ricordo tavoli ribaltati. Poi l'altro era davvero sudato la saggezza perché... Sì, era tutto sommato onestamente anche ispirata perché a un certo punto abbiamo anche rischiato... Arriviamo penultimi, abbiamo arrivato ultimi. Sergio, se vediamo le penalizzazioni, Viareggio sarebbe arrivato ultimo, perché cos'è? Il Calacavese che arrivò a 29 con 6 punti di penalizzazione, noi per ultimo con 31. Arrivò ultimo il Foligno, no? No, arrivò ultimo Cavese. La Cavese. Però sì. Aveva 6 punti di penalizzazione. Poi noi il Foligno a 31, ma il Foligno aveva 4 penalizzazioni. Quindi Viareggio senza le penalizzazioni sarebbe arrivato ultimo. Tra l'altro con la Cavese in casa mi sembra che pareggia. Pareggiamo 1-1, mi sembra. No. Tra l'altro la Cavese aveva Schetter. Bravissimo, preparatissimo. Ci fermiamo soltanto un attimo e ci troviamo subito con voi. Allora, riuscirò mai a vedere il tuo lato tenero? I wanna be your only man. Don't wanna see you with no other man. No.
tenero cuore di cioccolato con pezzi di biscotto racchiuso in un delizioso gelato al gusto di biscotto. Nuovo cornetto Enigma Cookie, irresistibile. Siamo tornati in studio e passiamo al prossimo turno, l'ultima giornata di campionato. Ecco le partite: Avellino, Pisa, Prato, Andria, Benevento, Barletta, Gubbio Catanzaro, Carrarese, Latina, Sorrento, Nocerina, Paganese, Perugia ed Esperia, Viareggio, Frosinone. Il Viareggio non avrà Maltese e Sandrini, entrambi fermati per due turni. Luca, bisogna vincere a tutti i costi, anche per i farsi di Barletta. Sì, sì, guardate, bisogna vincere a tutti i costi. Sì, sicuro che andiamo a cercare vittorie. Abbiamo bisogno di tre punti, dobbiamo vincere per forza. E poi saremo a aspettare che succeda a Prato. Sì, sì, Sergio, un Frosinone che è la partita che vince il campionato, nelle ultime partite, l'ultimo ciclo di tre sconfitte e due pareggi, un po' in caduta libera, non ha molto da chiedere, però mai prende sotto campo queste partite del Benevento, prima quando dice uno insegna. Sì, sì, anche se comunque la situazione del Benevento era diversa rispetto a quella del Frosinone, perché il Benevento comunque doveva difendere la propria posizione playoff, o quantomeno il suo blasone, diciamo così. Il Frosinone ormai è proprio in caduta libera, ha mollato. Resta una squadra comunque da prendere con le molle, perché è una squadra che arriva dalla Serie B, ha giocatori importanti, Viareggino Guidi, Santoruvo, che è un bomber assoluto, io mi auguro che non ci siano. E mi auguro che il Frosinone faccia, che Stellone dia spazio a dei ragazzi. Questo è l'augurio che mi faccio io, ma penso se la fa tutta Viareggio se lo fa questo augurio. Quindi sicuramente non avrà molto da chiedere. Però ripeto, i ragazzi non devono prendere sotto gamba l'impegno, ne parlavamo anche prima con Luca, sarebbe fondamentale segnare subito per mettere subito in chiaro le cose. E soprattutto scendere in campo con la mentalità di chi vuol vincere per gloria personale, ma anche per rispetto di quelle 800 persone che comunque sia, sempre e comunque, che si tratti della finale di Coppa Italia o che si tratti di Viareggio Frosinone, vengono allo stadio, che sicuramente saranno poche, però hanno una passione infinita, che ci stanno male se Viareggio perde, perché io ripeto, ho parlato direttamente con il presidente del Viareggio Club, Angelo Francesconi, Tiziano Giorgetti, che era la persona più delusa del mondo domenica sera, e lui poi rappresenta il club, quindi Luca, tutto il club era deluso e tutto il club vuole una reazione da parte della squadra, e domenica questa reazione ci deve essere per forza. Poi io ripeto, mi auguro di no, ma se dovesse succedere, Questa voglia, questo impeto deve venire fuori anche negli spareggi salvezza, che suppongo molto probabilmente andremo a fare a Carrara, sì, che era sicuramente una partita che tutti noi ci auguravamo di evitare. Esatto. Anche se la Carrarese negli ultimi quattro scontri retti con noi ha subito quattro sconfitte. Vero. Però è un derby, però sarà un ambiente caldo, da Carrara poi. Se uno va a vedere la Carrarese in casa sono in 500, poi non si sa perché quando vengono a Viareggio sono sempre in 600, cioè vengono sempre tutti qua, di più la Carrarese, quindi saranno seguiti anche qua e quindi sarà una partita difficile. Quindi noi speriamo di non doverla affrontare, se dovremo affrontarla ci vorrà grinta anche lì. Intanto cominciamo a battere Frosinone, che è la cosa più importante, e speriamo che l'Andria faccia un mezzo miracolo a Prato. Come dicevi prima, Luca, c'è Crescenzi del Frosinone, che è fratello del nostro Crescenzi. Sì, detto Luca, che quindi si incontrano domenica. Sì. L'arbitro sarà Daniele Minelli di Varese. Non abbiamo un grande precedente con lui, perché arbitrò il Viareggio l'anno scorso quando il Viareggio perse 2-0 ad Avellino. Quindi non ha portato bene l'anno scorso l'arbitro. Però ci può stare perdere Avellino. Sì, qua Avellino ci può stare tranquillamente. Ci fermiamo un attimo e torniamo di nuovo con voi. Gli
gli opposti si attraggono. Un delizioso gelato al cioccolato fondente si unisce ad un cremoso gelato al gusto mandorla. Prova il nuovo cornetto Devils and Angels. Siamo tornati in studio e è il momento di parlare della Viareggio Card. È arrivata la Viareggio Card per tutti i sostenitori bianconeri o gli sportivi. È arrivata la Viareggio Card, una tessera che permette di usufruire di sconti e servizi in molti esercizi della Versilia. La Viareggio Card è gratuita per tutti gli abbonati e i non abbonati, per i non abbonati ha un costo di 2 euro. La Viareggio Card può essere fatta presso la sede dell'Esperia di Viareggio la domenica allo stadio. Sul nostro sito www.esperiaviareggio.it potete trovare una sezione dedicata interamente alla Viareggio Card e tutti gli sconti che avrete. Siamo giunti ormai quasi alla fine di questa puntata, ma non possiamo dimenticarci di elencare i sponsor dell'Esperia Viareggio, di elencarli e di ringraziarli. I main sponsor da Usbet.it, di Nelli Costruzioni G.E Costruzione, lo sponsor tecnico la Royal, gli sponsor istituzionali Carismi, Cassa di Risparmio San Miniato, Agida, Vinant S.P.A., Emerenti, Begine SRL, BM, Coma, Elettropianti GF, Gianneschi, Il Vagelo, Etria Marco Polo, Giorgetti, Autovima, Idromar, Centro Pavimentazione SRL, Giovanni Rossi, Fineco.it, VG e Casabella, Casa Sicura. Fornitori ufficiali, Acqua Fonte Viva, Raffaele Carnevale per le fotografie, Montaresi per gli automeleggi, i partner commerciali, Hotel Eden e Ristorante Marea. Un grazie davvero di cuore di essere stato con noi. A Luca Thomas. Buonasera a tutti. Domenica alla grande, eh? Un grazie di cuore a Sergio Jacopetti. Grazie a te, grazie a Luca. Un grazie al nostro regista Alessandro Bongiorni e oltre a darvi l'appuntamento alla prossima settimana, ricordate, ovunque voi siate, fino alla fine, forza Viareggio!